Ciao, Ciao! bentornati. Oggi facciamo una recensione, una cosa, guardate che carina, questa piramidina che si trova in edicola e si chiama Natalotto. E questo è il suo giornalino, è anche un magazine piuttosto grande. Adesso ce lo sfogliamo insieme, ma chi è dietro? Ma cosa c'è qui? Oh, le Glimmis. Scusate, e voi? Perché stareste qui? Che cosa succede? Apri, c'è la Glimmis, dai, apri. È vero, mamma, guarda Cosa? qui dietro. Ah, è vero, trovi sempre una Glimmis acquaria. E voi lo sapevate allora? Guarda che curiose. E adesso Già. scopriamo se troviamo una Glimmis diversa, una come loro. Ok, allora abbiamo visto il magazine che è questo qui. E allora ci sta, qui c'è la pubblicità di se stesso. E poi ci sono un pochino di cose sul freddo, sulla neve, sul Natale, dei consigli di bellezza, Babbo Natale. La roba di social e poi altre cose. Ah, guarda, c'è anche con Cars e Star Wars. Bello. E trovi sempre uno Spider-Man. Quindi c'è per maschietti e femminucce, o per chi vuole quello o chi vuole questo, insomma, per tutti i gusti. Io direi di aprircelo. Metto qui il magazine, non ve lo leggete tesore, e adesso andiamo a vederci che cosa troviamo dentro. Allora, prima di aprire, guardiamoci bene la scatola. Da questa parte c'è Oh my God, Ciupi Lupi Squishy. Da quest'altra parte ci sono i Bee Buddies che noi non abbiamo mai avuto, ma neanche i Ciupi Lupi abbiamo. Quindi per noi è tutto, che bello, novità. Mi conosciamo benissimo Sì. perché Lara ha anche la bambolina e le piace tantissimo il cartone. E le Glimmis acquaria, le Glimmis le conosciamo bene, sia quelle di terra che quelle d'acqua. Allora, questa scatolina, che appunto trovate le dico, e costa 6,90 euro. Adesso andiamo a vedere cosa c'è. Sei curiosa? Io un sacco. A parte la forma è carina, perché non c'è, non sono mai stata una cosa con questa forma. No. Non c'è lo scotch, è chiusa molto bene ma si apre Ok. facilmente, quindi ecco. Oh sì, ragazze, confermo che c'è una Glimmis acquaria. Poi tu che hai trovato? Una... Cos'è? Un braccialetto di mia e mia. Ah, quelli slap, quelli che si sbattono sul braccio. Sì. E qui c'è il Ciupi Lupi. Oh, è vero, abbiamo trovato tutte e tre le cose che erano fuori. Già. Quindi c'è, non è che c'è una cosa scelta, ma c'è uno di Glimmis, una sorpresa di Mimi e una sorpresa di Ciupi Lupi. Però vedete qui c'è Mimi e Bee Buddies, mentre vedi, questo c'è sempre. Questo c'è sempre e questo puoi trovare o Bee Buddies o Mimi. Allora, io aprirei per prima il braccialetto. Vai. Vediamo com'è. Questi, sai, quando ero piccola io erano usciti, erano la prima volta che esistevano questi braccialetti e tutti a comprarseli. Ovviamente non erano di mia e mia, erano generici. Pronta? Ok. Leviamo un po' di braccialetti e slap. Ok, eccolo qui. Poi, Ciupi Lupi e Glimmis Acquaria. Taglio. Vai. Contiene un personaggio. Allora, eccolo qui. Che carino! Ma che carino! È bellissimo! Oh, ma che Vai, tiralo carino! fuori. Aspetta che devo cercare di capire come si apre. La farò? Eccolo qua. Allora, c'è un bigliettino e il Ciupilupi. È una pecora o una scimmietta, secondo te? Una Ma scimmietta. quanto è morbido! Guarda che belle Perché pieghine la che fa! pecora è ricciolina. Allora, vediamo. Squisho, scusate, ma. Molto lento il rilascio. È lento all'inizio e poi accelera, guardate. Ok, carino, c'è anche. Si chiama Chatti. Chatti? Vedete, ti piace chattare? Parlerà molto su. Guarda quanti ce ne sono! Doggy, Ellie, Red, Birdie. Carino, cioè l'accetto si può attaccare al portachiavi oppure allo zainetto di scuola. Mettiamolo qui. Ecco, guarda, vi do già un regalo, Glimmis, siete contente? Sì! E adesso arriva la vostra amica. Allora, Glimmis acquaria. la Glimmis Acquaria. Le Glimmis Acquaria, voi lo saprete sicuramente perché sono sicura che ci sono molti appassionati di Glimmis tra voi, sono quelle che si illuminano nell'acqua. Oh, che carina, non ce l'abbiamo. No. Guarda e vai, È fortunate. la rosa di Sì, lei. si assomigliano ma sono di colori diversi, meno Sì. male. Che Che bella. fortuna. Allora, le Glimmis Acquaria sono quelle che si illuminano nell'acqua, oppure al buio, anche al buio, vero? No, al buio no. Solo Qua là. nell'acqua. Allora adesso, che dici? La proviamo? Sì.
Allora, per fortuna le nostre ragazze, le nostre Glimmis, sono venute con il loro acquario, perché le Glimmis Acquaria hanno anche questo acquarietto. Noi lo avevamo già e adesso ti facciamo un bagnetto. Sei pronta? Vediamo un po'. Eccola, si è illuminata! Spettacolo! Che dite? Già. Carino! Allora, tu rimani qua, ci fai compagnia da qui. Lei è Octopia. E io volevo farmi a questo punto un po' di conti, vediamo se questo natalotto conviene e quanto. Allora, le Glimmis in bustina costano 5,99 euro, e già il natalotto costa 6,90 euro, ma c'è anche il Ciupilupi che ne costa 4,90, quindi saliamo su ancora di prezzo. In più c'è ancora un regalo, ossia c'è il bracciale. Direi che come valore il natalotto è molto conveniente, perché appunto con 6,90 euro abbiamo tre cose che vanno molto ma molto oltre il prezzo del natalotto. Insomma, mi sembra molto carino, è anche una bella idea sia da mettere sotto l'albero sia da poter decorare. Infatti mi piacerebbe rivestirlo, metterci della carta colorata e magari qualche pallina e usarlo o sotto l'albero o, perché no, come centrotavola. Potrebbe essere carino messo sulla tavola di Natale, ed è carino anche per fare dei regali di Natale a amichette, nipotini, cuginette, senza spendere una fortuna. Insomma, mi sembra un'ottima idea per il Natale. Allora continua a giocare con la nostra nuova Glimmis e io mi metto il bracciale perché è proprio carino. E se vi è piaciuto questo video, mettete un like e iscrivetevi al canale. Noi vi aspettiamo sempre qui. Come vedete, abbiamo tante recensioni belle e anche lei, ecco, la nostra acquario sta sempre più prendendo luce. E non solo, potrebbe essere un'idea far prendere luce anche al tavolo di Natale, cioè invece di usare le candele potremmo prendere un bicchiere o un vaso, mettere l'acqua e mettere la nostra Glimmis Acquaria dentro e illuminare così la tavola di Natale. Che ne dite? Potrebbe essere una bella idea grazie al natalotto. Diteci se vi è piaciuto, diteci nei commenti che cosa ne pensate e ovviamente rimanete sempre con noi. Noi vi aspettiamo sempre in questo canale, al centro del fiorino di Babù, e qui intorno un po' di video da vedere dopo. Grazie ragazzi, a presto, ciao!